Intanto buongiorno a tutti. Dovrei iniziare dicendo sono felice di dare via a questa settimana di lavoro sul lavoro. In realtà non c'è, ci sono poche ragioni per essere felici. Lo dico alle persone che più di me possono fare delle cose, più di me sicuramente che sono un cialtrone, sono in grado di mettere in atto dei progetti, in grado di restituire un futuro ai giovani. Io penso che in questo momento storico occorrano delle persone in grado di progettare, e non progettare a 6 mesi, bisogna progettare a 10 anni, penso. Occorre veramente rimboccarsi le maniche, sedersi intorno a un tavolo, guardarsi in faccia e incominciare a pensare e a progettare e a dare una speranza e un motivo di crescita a questi ragazzi. Insomma, c'è una responsabilità, io penso. Io penso che si dice spesso che i ragazzi non sono dei persone che si siedono, che sono sedute, che non hanno speranze, che non hanno sogni. Io non ci credo. Io credo che invece i ragazzi siano pieni di energia, pieni di voglia di fare. Solo se, che se questa voglia gliela togli, gliela offuschi, gliela in qualche modo gliela sradichi, beh, è difficile tirarla fuori. Io penso che abbiamo un paese bellissimo, è retorica, ma alla fine è la realtà, e le persone che hanno il potere di organizzare e di progettare e di mettere in piedi un disegno per restituire a questo paese la possibilità di un lavoro, devono farlo, è fondamentale. Per cui quello che vi posso augurare è buon lavoro, e quel lavoro lo sottolineo 4-5 volte, è fondamentale. La Costituzione lo dice, no? L'Italia è fondata sul lavoro. Se non hai il lavoro togli la dignità alle persone, ed è invece una cosa disastrosa. Mi piacerebbe un giorno vivere in un paese dove i giovani avessero tanti problemi, ma non quelli del lavoro. Grazie, buon lavoro.